Si può vivere senza conto corrente? Sì, ma è veramente scomodo. Non solo è di aiuto per la gestione quotidiana delle nostre finanze, per accreditare lo stipendio o far addebitare le bollette, ma lo diventa ancora di più se si deve, ad esempio, chiedere un prestito. Chi ci finanzia a volte può garantirsi con un bene fisico, l'ipoteca sulla casa ad esempio, ma in tanti altri casi può volerci valutare sulla base della nostra gestione finanziaria. Il conto corrente oggigiorno è diventato a tutti gli effetti una sorta di carta d'identità della nostra capacità di assolvere ai propri impegni. Guardate che non è un problema marginale e nei casi più estremi ci sono persone che arrivano a correre il rischio di ricorrere a finanziatori non del tutto trasparenti, fino ad arrivare a cadere nella trappola degli usurai. Possiamo fornire alcuni dati che a mio giudizio sono significativi. In Italia oltre il 90% degli abitanti ha un conto corrente, di cui un 20% lo ha solo indirettamente, cioè utilizza quello di uno stretto congiunto. Quindi rimane un 10% circa che non ha rapporti diretti con un istituto di credito. Ci sono poi circa 5 milioni e mezzo di cittadini di provenienza straniera, quelli ufficialmente registrati, che hanno più o meno la medesima percentuale di bancarizzazione. Per questo parliamo di alcuni milioni di cittadini che per ragioni diverse potrebbero non essere facilmente valutabili in caso decidessero di chiedere un prestito. Sono soggetti che tecnicamente vengono definiti unbanked in inglese e non bancarizzati in italiano e non sono necessariamente soggetti a scarso reddito. Fra coloro senza conto corrente ci sono dei giovani che ancora non lavorano e cittadini non italiani di recentissimo arrivo nel nostro paese. E anche se può sembrare strano, al mondo i cittadini non bancarizzati, scusate questo burocratese, sono una comunità molto più vasta. La bassa penetrazione bancaria è nella maggior parte dei casi un problema dei paesi in via di sviluppo, ma non solo. Quasi la metà della popolazione mondiale che non ha accesso al sistema bancario è concentrata in 7 paesi: Cina, India, Pakistan, Indonesia, Nigeria, Messico e Bangladesh. Essendo paesi ad alta popolazione, si calcola che i non bancarizzati al mondo siano oltre 1,5 miliardi. Numeri importanti. Ricordiamo che avere un conto corrente è fondamentale per l'inclusione finanziaria dei cittadini, oltre ad essere fortemente consigliabile, soprattutto dopo il varo di tante offerte a costi ridottissimi, se non addirittura a costi zero. Oggi poi è divenuto ancora più importante dopo le restrizioni all'utilizzo del contante messe in atto per combattere l'evasione fiscale e i costi occulti connessi alla circolazione di denaro contante.